Andrea Cardella, il figlio di Carlo e Marina Ripa di Meana. Il suo cruccio? Non aver capito quanto lei stesse male. Esclusivo: i due si sono spenti a meno di 2 mesi di distanza l'una dall'altro. Ecco il commosso ricordo del loro figlio adottivo. In esclusiva sul settimanale Oggi in Edicola, Andrea Cardella è il figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana. E a pochi giorni dalla morte di Carlo, scomparso appena 56 giorni dopo la moglie, si confida in esclusiva al settimanale Oggi in Edicola, svelando dettagli inediti del suo rapporto col padre, che chiamava «onorevole», dandogli del lei e dei suoi ultimi giorni di vita, il cruccio delle ultime settimane. Andrea Cardella ha sempre chiamato «l'onorevole» il papà adottivo Carlo, con risse e dandogli del lei. L'onorevole ha trascorso le settimane lacerato da un grande cruccio? «Come ho fatto a non capire che Marina stava così male?» ripeteva. Marina non voleva che lei sapesse, che lei soffrisse, gli spiegavo. E lei immaginava sempre vicina a sé. Andrea Cardella aggiunge nell'intervista esclusiva Oggi, speravo di avere più tempo da trascorrere con mio padre. Lo spronavo, onorevole, si rimetta presto e ritorni a casa, ho bisogno del suo aiuto per organizzare il trasloco. Si era infatti deciso di lasciare la grande casa di Via Ovidio a Prati, dove è morta Marina, per trasferirsi in un appartamento più piccolo, ma luminosissimo in Via Gorizia, quartiere Trieste. Era speranzoso e non vedeva l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita, il capitolo di padre e figlio. Ma con Marina sempre nel cuore e nella mente. Aveva chiesto all'architetto Aldo Ponis di preparare una gigantografia da una foto di Marina coi pattini, un'immagine che tenevano incorniciata vicino al tavolo da pranzo. La voleva a grandezza naturale, per immaginarla sempre vicino a sé.